3 gennaio 2015 inizia il massacro di Baga. Nello stato del Borno, in Nigeria, una serie di incursioni terroristiche in 16 villaggi, con epicentro la città di Baga, causa la morte di 2.000 persone. Sono i militanti di Boko Haram, formazione che ha per obiettivo dichiarato instaurare un regime islamico fondamentalista, ad attaccare anzitutto la popolazione civile. Case, scuole, ambulatori vengono rasi al suolo per primi. La devastazione, di proporzioni catastrofiche, prosegue per 4 giorni ininterrotti. Amnesty International definisce il massacro il più distruttivo di sempre. Migliaia di persone fuggono verso il confine con il Chad. Per i terroristi, Baga costituiva un centro strategico a causa della presenza del quartier generale di una forza internazionale creata 20 anni prima allo scopo di rafforzare la zona di frontiera e contrastare proprio gli attacchi dell'organizzazione Boko Haram.